Continua ancora l'azione dei ladri a Sala Consilina e nel Vallo di Diano. La popolazione, soprattutto nella cittadina di Sala Consilina, ormai è allo stremo, vive da giorni nel terrore di visite inaspettate. Sempre le ville, le più isolate, sono al centro dell'attenzione dei malviventi. Dopo gli ultimi colpi messi a segno in diverse zone del comune valdianese, ieri pomeriggio i residenti di San Sebastiano e Santa Petronia hanno avuto l'ennesima amara sorpresa, rinvenendo la recinzione di alcune abitazioni squarciata per consentire il passaggio dei malviventi. Solo una settimana fa, ricordiamo, un altro furto era stato compiuto a Trinità quando, si presume, tre uomini erano entrati in azione e avrebbero sradicato anche la cassaforte dal muro. Stessa situazione a Monte San Giacomo, dove a essere sradicata dal muro è stata la cassaforte di proprietà dell'ex sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta. Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato anche denunciato un uomo a Sala Consilina per aver esploso un colpo di fucile all'indirizzo, o comunque per far spaventare i ladri che stavano per entrare in casa. Il colpo è stato esploso verso l'alto. Ancora furti, questa volta in un negozio del centro commerciale Le Bolle a Eboli. Si tratta di un tentativo di furto perché, come vediamo dal video, la donna che ha tentato di derubare l'incasso di un negozio ha dovuto rinunciare al colpo per la presenza di dispositivi antifurto e antitaccheggio. Proprio perché i negozi del centro Le Bolle spesso in passato sono stati al centro di furti, ora si è provveduti a prevenire questi tentativi e la donna è dovuta fuggire via. Queste le immagini.